Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio. 5 uscite dalla Pentecosta all'Assunta per il corteo storico e quello delle Dame di Orvieto e tutta una serie di novità pronte a prendere forma a partire dalla nuova articolazione del corteo storico in occasione della processione del Corpus Domini per immergere la città in un medioevo che si fa sempre più spettacolare. A presentarle nella giornata di sabato al ridotto del Teatro Mancinelli di Orvieto sono stati il presidente dell'Associazione Le Apacini Silverio Tafuro, il membro del comitato di gestione Alberto Bellini e per il comitato scientifico Lucio Riccetti e Silvio Manglaviti, oltre al responsabile del sito internet rinnovato lo scorso anno ma in continua evoluzione Gianluca Polegri. La prima partecipazione dei figuranti è tra una settimana esatta in occasione della Palombella e del relativo palio in occasione della seconda edizione di Orvieto in fiore. La novità più evidente sarà però il 22 giugno, giorno del Corpus Domini. Sfileranno infatti meno figuranti e divisi in 3 cortei. Allora, non abbiamo più soldi perché quanto ci veniva dato dal comune è dal 2010 che non ci viene più dato. I costumi si stanno rovinando, vuoi per l'età, cioè la maggior parte hanno 60 anni, vuoi per la conservazione in un luogo che, vi ricordo, i finestroni delle camerate, è pieno di sole d'estate, quindi molto caldo, insomma escursioni termiche notevoli, e d'inverno è un freddo che si muore, va sicuro. Però a fronte di questo la città intera, a partire dal comune per le varie manifestazioni, l'opera del Duomo, ma i cittadini stessi che dicono però dovreste fare qualcosa di più, dovreste far vedere di più questo bene, questo gioiello che abbiamo. Allora, dirimere questa questione è difficilissimo, perché uscire di più significa affrontare nuove spese. Le sarte, vi ripeto, ogni anno ci costano, siamo un po' un'eccezione nell'Umbria perlomeno, dove in altri cortei per esempio è tutto gratuito. L'opera viene svolta solo per volontariato, però le sarte nostre ci costano 10.000 euro all'anno. Capite bene che con i 7.000 euro che ci dava il comune e i 5.000 euro che ci dava la fondazione riuscivamo perlomeno ad assicurare l'uscita. Senza i 7.000 euro del comune, ma con i 5.000 euro della fondazione, riusciamo ad organizzare mezza uscita. Per questo motivo, anche se poi è diventato altro, l'anno scorso io avevo protestato e avevo detto: bene, non sto a domandare perché il comune non ci dà più soldi, però a me hanno insegnato che se ci sono i soldi si fanno le cose, se non ci sono non si fanno, per cui per me il corteo non esce più. Poi si prenderanno provvedimenti del caso. Non l'interpretate male, è la cosa a cui tengo di più l'uscita del corteo, quindi non uscire per me è un dolore, insomma. Però era una sorta di provocazione verso una comunità intera. Allora, rimbocchiamoci le mani tutti quanti, probabilmente si riuscirà a fare qualcosa. Con la cerimonia solenne di consegna degli attestati di frequenza si è formalmente concluso il corso informativo per operatori di polizia doganale di frontiera della Repubblica di Haiti, tenutosi presso la sede del centro addestramento di specializzazione di Orvieto della Guardia di Finanza. L'attività addestrativa, della durata di 4 settimane, ha come obiettivo la promozione della professionalità dei funzionari doganali haitiani in servizio presso le zone periferiche del paese caraibico. Il corso si inquadra in una più ampia iniziativa in collaborazione con la Direzione Generale per la mondializzazione e le questioni globali del Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata degli Stati Uniti di Porto Principe e l'Agenzia delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di Haiti, volta a promuovere il rafforzamento della gestione dei confini e del sistema di controllo doganale dei paesi membri. In tale contesto il Ministero ha poi ritenuto di avvalersi per lo svolgimento dell'attività addestrativa della collaborazione della Guardia di Finanza e delle specifiche professionalità del centro addestramento di specializzazione.
La MINUSTAH è la missione del DPKO, del Dipartimento di Operazioni di Pace delle Nazioni Unite, consiste nella stabilizzazione praticamente di Haiti. È una missione che il Consiglio di Sicurezza ha approvato a partire da giugno del 2004, quindi sta per entrare nel decimo anno. E tra l'altro si è trovato in un momento critico ad Haiti, gennaio 2010, sisma di 7.2 della scala Richter, e quindi praticamente una missione che è cominciata come una missione di stabilizzazione, quindi incentrata sullo stato di diritto e tutto, diciamo, la capacity building, e dopo il sisma è diventata una missione umanitaria di soccorso, perché ovviamente sapete le cifre, si parla di 200.000 morti, 1 milione di senza tetto, quindi praticamente l'epicentro era a 20 km dalla capitale, da Port-au-Prince, e ergo la missione si è dovuta convertire in una missione umanitaria. Adesso stiamo tornando a una missione di capacity building, rule of law e stato di diritto, quindi adesso si sta ridimensionando, però diciamo la polizia doganale rientra nella security sector reform, che è uno dei pillar, uno dei quattro pillar della missione, che sono le elezioni, la polizia, la rule of law e governance. Sì, assolutamente, questo è un progetto voluto, coordinato dal Ministero degli Esteri, d'intesa con la Guardia di Finanza, e comunque un progetto che va un po' anche al di là dei nostri confini nazionali, perché questo è un progetto che ha visto l'attivo coinvolgimento, oltre che di MINUSTAH, come ha detto poc'anzi il dottor Messina, anche del governo degli Stati Uniti. Abbiamo selezionato, diciamo, attentamente il paese con cui effettuare questa attività di cooperazione. La scelta è caduta su Haiti per il fatto che è un paese che sta uscendo da una fase di enorme difficoltà, iniziata con il terremoto del 2010, proseguita con uragani e con un'epidemia di colera, e quindi abbiamo ritenuto, proprio in ragione di una forte presenza internazionale già sul territorio, di mantenere una diversificazione nei partenariati, proprio per arrivare poi ad una sintesi, che è il corso che si conclude oggi, in un'ottica anche di inviare un messaggio al governo haitiano, che sta compiendo moltissimi sforzi sotto l'amministrazione del presidente Martelly per ridefinire il proprio oggi e il proprio futuro, cercando soprattutto di uscire da un'ottica emergenziale e di entrare in una fase più fisiologica ed istituzionale per appunto costruire un futuro diverso, di crescita stabile per il paese. Nata lo scorso anno per iniziativa dell'associazione Comitato Cittadino dei Quartieri, al fine di promuovere e riscoprire le tradizioni orvitane nei vari settori della vita sociale, grazie al coinvolgimento dei cittadini delle varie realtà del territorio comunale, soprattutto in coincidenza con le principali festività della storia locale, il 6, 7 e 8 giugno 2014, in occasione della festa della Palombella, torna Orvieto in Fiore, manifestazione patrocinata da Regione Umbria, Comune di Orvieto, Comune di Bolsena, FAI, Presidenza della Regione Umbria, Associazione Lea Pacini, Corteo Storico, Città di Orvieto. Come nel 2013, l'evento vuole vestire a festa la città con i colori dei quartieri Santa Maria della Stella, Corsica, Serancia ed Olmo, riproposti in addobbi floreali e stendardi nelle piazze e nelle vie, dal centro storico ai grandi quartieri fino alle diverse realtà frazionali. Quest'anno, nei giorni 31 maggio e 1 giugno, Orvieto in Fiore ha previsto un'anteprima, il Merletto di Orvieto, fiore di un'arte tutta al femminile, dagli antichi corredi delle spose orvietane ad oggi, fiori di filo, calici e frammenti, una passeggiata nell'antica Orvieto e nelle sue eccellenze, testimonianze dell'operosità e della vitalità della città di Orvieto dal passato più remoto all'odierno presente. Mentre in via della Cava, da sabato 31 maggio a domenica 8 giugno, dalle 14.30 alle 19.30, è in sito la mostra fotografica Fior di Foto, a cura dell'associazione Fotoama Orvieto. Si è tenuto martedì 3 giugno nel cortile della scuola primaria di Sferracavallo la seconda edizione della festa dell'orto didattico, nato lo scorso anno per passare insieme l'ultimo giorno di scuola. L'evento di Sferracavallo è stato anticipato in seguito alla chiusura anticipata del plesso scolastico per permettere il ballottaggio di domenica 8 giugno. Orgoglio della scuola, l'orto didattico, avviato da anni grazie alla dedizione di un collaboratore scolastico, è diventato anche modello di ispirazione per le altre scuole del territorio all'interno del progetto Orto in Condotta della sezione orvietana di Slow Food. Allora, siamo giunti alla seconda edizione della festa dell'orto della scuola primaria di Sferracavallo. Io ringrazio tutti i genitori, tutte le insegnanti che hanno partecipato alla realizzazione di questa festa.
e tutti i bambini che hanno partecipato vivamente a questa festa. Dunque il centro sicuramente, insomma, il centro sono i bambini in maniera indiscutibile. Che devo dire, quest'idea è nata circa 4 anni fa, credo di non sbagliarmi, incominciando a fare qualche cosa, poi si è ingrandita sempre di più. 2 anni fa abbiamo fatto la scommessa di fare la serra, in effetti quest'anno abbiamo avuto i frutti leggermente prima rispetto all'anno scorso. È un'esperienza che a me personalmente mi ha dato tanto, nel senso che sia come rapporto con i bambini, perché ci ho costruito insieme dalla semina altri momenti di incontro con loro, soprattutto non so se questo sarà, se sarà, però almeno il mio intento è stato è quello di creare, far capire, se ci riesco, se ho le capacità, insomma, insieme agli insegnanti, che tutto quello che viene dalla natura, per cui le cose con cui l'uomo si nutre vengono dalla terra, e questo purtroppo spesso i bambini non lo sanno fino in fondo. Qualcuno addirittura pensa che i pomodori nascono sugli scaffali della coppia, il che non è proprio così, insomma. Per cui questa esperienza a me mi ha dato moltissimo, nel senso che finalmente, oltre al lavoro che fa debitello normale, per cui le pulizie e altre storie, ho anche una cosa che personalmente mi rende vivo, insomma, in questo ambito. Ovviamente ringrazio come la maestra tutti i genitori che ha partecipato, le maestre, ma soprattutto i bambini che sono simpaticissimi. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Arretti Acquesio, torna puntuale tra un'ora.